Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata di Quattro Centrali, dove gli installatori si sfideranno all'ultimo raccordo per la migliore centrale termica full electric. Oggi ti porterò a fare un giro per la Toscana, ti porterò poi in Lombardia, facciamo un salto anche in Sardegna e poi anche in Friuli Venezia Giulia per vedere quattro centrali termiche di quattro edifici che sono diventate completamente elettrici. Tutto questo dopo la sigla. Ciao, oggi allora ti porto a fare un giro per l'Italia a vedere quattro centrali termiche nuove, dove è stato sostituito il generatore esistente e trasformato l'edificio in 100% elettrico. Infatti quattro centrali è una serie di sfide dove gli installatori non scendono a compromessi. Infatti dove arriviamo andiamo a togliere il contatore del gas, non scendiamo a compromessi con sistemi ibridi, quindi pompa di calore più caldaia, ma full elettrica. Prima di andare su quattro nuove centrali andiamo a scoprire il vincitore della scorsa puntata. Ecco i risultati delle vostre centinaia e centinaia di voti. Il fattore 1, cioè la centrale termica, è stato vinto dal numero 3, come pure il fattore 2, l'unità esterna, la posizione e la cura dei dettagli dalla centrale numero 3. E anche il fattore 3, l'integrazione con altri impianti, nel caso specifico l'impianto fotovoltaico, è stato vinto sempre dalla centrale numero 3, che ha vinto la scorsa puntata. Bene, prima di partire con questo nuovo tour ti ricordo che sei tu a decidere chi sarà il vincitore. Infatti andando nella descrizione del video trovi un link per dare il tuo voto, la tua preferenza a tre fattori: la centrale termica, quindi come è stata realizzata la centrale termica in termini estetici, tecnici, come è stata messa l'unità esterna, quindi come si integra con il contesto, e poi come è stato integrato l'impianto full electric con altri sistemi, con altri impianti, tipo il fotovoltaico, solare termico, ventilazione meccanica e così via. Bene, allora, partiamo con questo tour e vinca il migliore. Partiamo dalla Toscana, quindi da una scuola che è stata trasformata in 100% elettrica, quindi è stata decarbonizzata grazie a due pompe di calore messe in cascata che trovi qui di fronte alla centrale termica, nelle immediate vicinanze della scuola. Adesso entriamo in centrale termica, naturalmente l'impianto era già esistente e l'installatore ha cercato di integrarlo il più possibile con il nuovo generatore, quindi togliendo la caldaia e mettendo due pompe di calore. Quindi come vedi l'impianto è stato leggermente sistemato, ma ovviamente si trattava di una retrofit. Qui invece siamo in Lombardia, siamo in una villa che è stata resa completamente elettrica, full electric, grazie a una pompa di calore da 31 kW. A questo punto entriamo in centrale termica attraverso la porta di servizio e vediamo da subito i moduli di rilancio, cioè i circolatori, le pompe che spingono l'acqua sull'impianto. Si tratta di un impianto a pavimento. Vedi che la centrale termica è stata costruita su una parete staccata rispetto al muro, quindi è stato creato un controtelaio e tutte le tubazioni e i bollitori sono allineati al di fuori dal muro. Questi sono i due accumuli, un puffer di acqua tecnica e un bollitore per acqua calda sanitaria da 500 litri, dato che la villa è piuttosto importante. Tutte le tubazioni sono state isolate adeguatamente perché in questo caso, oltre a fare il riscaldamento, viene fatto anche il raffrescamento dell'edificio. Qui sopra invece sul tetto si tratta di un tetto piano con il ghiaino, come vedi l'impianto fotovoltaico, c'è anche un solare termico che esisteva già ed è stato ripristinato. La pompa di calore trova spazio dietro l'impianto fotovoltaico ed è stata posata su dei profili per scaricare il peso di questa macchina. Stai per acquistare una pompa di calore ibrida oppure l'hai già fatto? Aspetta! Ecco il segreto su come risparmiare riducendo al massimo il consumo di gas. Sapevi che la pompa di calore ibrida può consumare molto meno gas funzionando di più con la parte elettrica e sfruttando di più il tuo impianto fotovoltaico? È tutta una questione di controllo e taratura nei mesi dopo l'installazione. Capire quando si accende la caldaia e quando si accende la parte elettrica. Ma scommetto che nessuno verrà a casa tua per capire e vedere come sta funzionando giorno dopo giorno.
Allora basta un semplice dispositivo piccolo come un libro che si installa in 5 minuti ed è compatibile con tutte le pompe di calore ibride presenti sul mercato per abbattere il consumo di gas e sfruttare al massimo la pompa di calore elettrica. Sono Samuele Trento e grazie alla mia rete di oltre 100 installatori abbiamo realizzato centinaia e centinaia di impianti in pompa di calore e assieme ai migliori esperti di questa tecnologia ho realizzato qui in Italia la prima e unica centralina per il monitoraggio delle pompe di calore di qualsiasi marca e anche ibride. Foxbox analizza i consumi e le temperature della tua centrale termica 24 ore su 24. Registra quando va in elettrico oppure quando va a gas per trovare le inefficienze e gli errori di configurazione. E puoi controllare il funzionamento del tuo impianto in tempo reale, anche dal cellulare, tramite un'app dedicata. E i dati raccolti vengono analizzati da un team di esperti che ti spiegherà come impostare i giusti parametri per consumare meno gas possibile e sfruttare al massimo la parte elettrica. Tanto valeva altrimenti tenersi la caldaia. Il risparmio in bolletta dipende dalla tua casa e dalle abitudini della tua famiglia. Quindi non perdere tempo. Se stai usando la pompa di calore ibrida senza Foxbox, stai bruciando soldi in costi ingiustificati che puoi evitare. Scopri tutto su Foxbox andando su foxbox.me. Ora ci spostiamo alla centrale numero 3 in Sardegna. Questa è l'unità esterna a servizio di una casa con impianto a radiatori in alluminio. E questa invece è l'unità interna e il modulo di rilancio verso l'impianto, poi il tutto verrà chiuso in un box qui ben intatto. Ti porto adesso dentro casa per vedere che effettivamente si tratta di un impianto a radiatori ad alta temperatura, in questo caso sono radiatori in alluminio. E ora passiamo alla centrale numero 4, questo era il generatore esistente, giusto per far capire cosa c'era prima, come veniva riscaldata la casa prima. E questo invece è il nuovo impianto, quindi è stato rifatto completamente l'impianto idraulico con tubazioni poi isolate. Questa è l'unità interna della pompa di calore. Sono stati messi dei termometri un po' ovunque per capire effettivamente cosa succede e come sono le temperature all'interno dell'impianto. A fianco abbiamo il bollitore di acqua sanitaria collegato anch'esso al modulo idronico interno e poi abbiamo le sicurezze, la valvola di espansione che mantiene e attutisce i colpi e le sovrappressioni dell'impianto. Qui in basso invece puoi vedere l'arrivo dell'acquedotto, quindi la linea di adduzione dell'acqua fredda verso il bollitore. Questi sono i tre moduli di rilancio perché abbiamo tre circuiti dove spingere l'acqua calda. L'unità esterna è stata posata su una platea in cemento realizzata ad hoc per poter permettere alle tubazioni di arrivare e di entrare nella macchina senza farle vedere e così anche per non essere soggette alle intemperie. La centrale termica è nelle immediate vicinanze, quindi è stato fatto uno scavo per posare le tubazioni e metterle interrate. Il tutto è stato realizzato sul retro della casa con vista verso i vigneti friulani. Ora tocca a te, dai il tuo voto, dando il voto ai tre fattori che abbiamo visto prima e il vincitore di questa puntata lo troveremo al prossimo episodio. Se non l'hai ancora fatto e non vuoi perderti le prossime puntate, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco.